Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2018. Siamo al secondo Gran Premio della stagione. Come vi avevo già anticipato, per quanto riguarda gli eventi Invitational, quello che c'era, l'ho registrato. Poi probabilmente, visto che quelli sono eventi singoli e anche abbastanza brevi, magari vi farò un montaggio, diciamo, dei vari eventi, magari due o tre insieme, intervallati a questa che è la carriera. Magari un video extra dedicato a quegli eventi che in questo caso rispetto allo scorso anno non sono più per migliorare l'efficienza del pit stop, ma sono semplicemente per la reputazione, cosa però importante visto appunto il peso della reputazione delle nostre scelte per questo Formula 1 2018. Quindi per metterci un po' in vista e magari farci un po' di pubblicità parteciperemo anche a quegli eventi che poi magari vi posterò pian piano. Mi sono fatto le mie prove libere e a dispetto di impressioni che avevamo avuto nel primo episodio dove avevo detto che bene o male sembrava abbastanza semplice, ecco, niente, forse era il circuito, il primo circuito lì in Australia che ci ha portato un po' più di fortuna, perché qui in Bahrain ho avuto molte più difficoltà per quanto riguarda le prove libere. Infatti non sono riuscito a fare un paio di obiettivi. Uno è quello del risparmio carburante, il secondo invece era quello del giro di qualifica. In questo caso nel giro di qualifica ho avuto il problema dato dagli pneumatici, perché non avevo pneumatici super soft a disposizione, che sono in realtà quelli un po' più performanti. C'erano le morbide e le super morbide. Super morbide erano riservate per la gara, quindi dovrò far caso anche a questo la prossima volta che andrò a fare le prove libere, perché mi ritrovavo a fare il test per la qualifica con degli pneumatici meno performanti e non sono riuscito minimamente a fare il tempo che richiedevano. Mentre per le qualifiche è andata abbastanza bene, perché ci siamo qualificati quindicesimi. Vi faccio sempre un sunto prima della gara, come detto, visto che adesso prove libere e qualifiche me le farò per conto mio. Vi ringrazio per i commenti al primo episodio, sto registrando dopo aver postato il primo episodio, non dopo il secondo, quindi già mi avete detto il fatto delle componenti che sono meno rispetto a quelle degli altri anni, quindi ci arrangeremo, probabilmente verremo retrocessi nel finale, è possibile. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, come sempre vi invito a lasciare like, condividere e seguitemi sempre su Instagram e su Twitch per le live. Poi vi farò sapere anche quando facciamo le live. Molto probabilmente ve lo inizierò a far sapere anche su Instagram, visto che lì i feed arrivano, magari qualche stories vi faccio, eccetera. Comunque, andiamo a vedere qual è il messaggio. Strategia per questa gara non è certo una novità. Vabbè, sarà sereno per quanto sia notte. Andiamo a vedere qui, ci siamo qualificati meglio del nostro rivale, quindi per il momento va bene così. Il tuo approccio con la stampa ha un certo peso sul modo in cui vieni visto dalla scuderia. Alcune preferiscono chi si mette in mostra, altre chi è sportivo. Se adatti il tuo comportamento alle esigenze della scuderia, avrai più potere contrattuale durante le trattative. Ok, e come faccio a sapere io quale scuderia vuole la sportività e quale vuole invece la cattiveria? Noi siamo sportiveggianti più che... Vabbè, comunque qua ricerca e sviluppo, stiamo andando avanti. Vedete l'altra volta che avevo risposto all'intervista dicendo che avevamo avuto problemi aerodinamici? Guardate adesso il morale del team che si occupa dell'aerodinamica. Morale scarso. E adesso dobbiamo vedere se questo morale scarso andrà ad influire con quella che è la ricerca e sviluppo in corso. Perché noi stiamo sviluppando qualcosa a livello di aerodinamica. Il problema potrebbe essere che magari fa cagare il pezzo che ci montano, come succedeva lo scorso anno. Maledizione. Quindi non è che li sproniamo a lavorare meglio, no, li facciamo intristire, quindi il morale del team aerodinamico è un po' scarso. Vabbè, non tocca parlare male di nessuno. Qua le componenti le teniamo, motore a combustione interna, usura generale, già siamo al 20%. E ne abbiamo solo 3, quindi ce li faremo bastare, ragazzi, ce li faremo bastare. Il cambio di prova, vabbè, l'abbiamo utilizzato per le prove. Questo lo useremo per la gara. Va bene, possiamo andare in pista per la gara, ragazzi. Vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare. Speriamo di fare abbastanza bene. Come detto, siamo in Alfa Romeo Sauber, quindi sarà un campionato abbastanza in lotta, ma
Questa cosa mi piace perché possiamo puntare anche sull'aspetto manageriale. Qui in Bahrain stasera, e non parlo solo della sabbia, hanno tutti svolto un grande lavoro in vista della gara di questa sera sul circuito di Sakhir. Non vediamo l'ora di rivivere un gran premio che ci ha regalato tante emozioni in passato. Ci vediamo un po' queste presentazioni. Oggi gareggeremo lungo i 5.800 metri del magnifico circuito internazionale del Bahrain, con 15 curve e due zone DRS nelle curve 1 e 11 che dovrebbero creare alcune ottime opportunità di sorpasso. Tenete d'occhio i piloti che bloccano l'anteriore sinistra nella difficile zona di curva 10. Nello scorso anno li toglievo perché ci segnalava per copyright, adesso sembra di no, ma mai dire mai. Siamo va bene alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Il pluricampione del mondo Sebastian Vettel parte in pole dopo una qualifica fantastica e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. E ora vediamo il resto della griglia: Raikkonen, Verstappen, Nico Hülkenberg e Grosjean, Alonso, Perez, Magnussen e Valtteri Bottas, Gasly, Bottas anche penalizzato, Daniel Ricciardo inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia anche di partenza Ricciardo presa in precedenza, e Ocon, Leclerc. Va bene, andiamo sulla griglia. La partenza è migliore di quanto ci aspettassimo. Tienitela stretta per tutta la gara. Ci si prova. Andiamo a vedere anche la strategia di gara. Per quanto riguarda la benzina, 14 giri ce l'hanno messa per 14,5. Potremmo anche provare a metterne un po' in più per provare a gestire la miscela grassa e la miscela magra. Proviamoci senza esagerare troppo, ragazzi, perché come detto, adesso dovendo gestire l'ERS ci possono essere un po' di problemi, quindi onestamente dobbiamo stare un pochino attenti. Qui abbiamo visto che a livello di pit, come lo scorso anno, vabbè, non ci siamo potuti buttare come se non ci fosse un domani, quindi anche in questo caso possiamo andare a modificare mettendo un giro prima. Sfruttiamo meno le gomme più performanti, però non si sa mai. Come detto, questo almeno ci dà la linea d'ingresso. Poi non è detto che rientriamo lì, dipende quanta distanza abbiamo dalle altre auto, lo decideremo in corso d'opera. Mentre, come vi dicevo, per quanto riguarda la regolazione dell'ERS, ragazzi, abbiate pazienza, devo fare pratica anche io perché è veramente difficile rispetto alla miscela, che comunque ci ho messo un po' di tempo per iniziare a regolarmi per i comandi, perché più che altro è questione di distrazione, a parte il commentare, anche gestire una guida che è come veloce come quella delle Formula 1 nel traffico, magari, visto che siamo sempre in gruppone, e gestire tutti quegli aspetti non è affatto facile. Cercherò di migliorare pian piano, abbiate un po' di pazienza. Va bene, direi che possiamo partire con la gara. Voi come sempre fate il tifo come se non ci fosse un domani. Come vedete siamo partiti un pochino più avanti rispetto alla quindicesima posizione che avevamo ottenuto. Come sempre noi prime curve ci buttiamo. C'era anche l'obiettivo di fare due gare. Allora abbiamo questa in hot lap, ma adesso già conviene abbassarla un pochino. L'ERS, ragazzi, non esageriamo, perché sennò poi ci ritroviamo a dover tagliare i fondi. E tra l'altro questa non è affatto una pista facile, quindi nelle prove libere non immaginate quanto tempo ci ho perso. E anche per questo il problema è che usuriamo parecchio le componenti, perché mi sono fatto tanti giri nelle prove libere perché non riuscivo a completare gli obiettivi. Maledizione, veramente tosti. Però ci si prova con la sportiveggianza e un po' di cattiveria. Siamo molto più avanti del previsto, quindi ricordiamo che dobbiamo gestire un po' tutto. Mettiamo un po' di miscela grassa. Per questa fase, perché vabbè, sarà difficile riuscire a stare davanti dietro Perez per poter usare il DRS. Vabbè, Bottas ora. Attenzione, c'è stato
corso di un incidente? No. Mi devo abituare anche un pochino allo stile di guida di queste nuove auto, perché una cosa che ho notato è che in alcune situazioni si può essere molto più aggressivi rispetto a Formula 2017, sul cordo lo dico. Però queste sono impressioni che, ragazzi, vi do al momento, dopo aver fatto magari delle prove libere qua, però poi per vere e proprie opinioni ne parleremo più avanti, impressioni. Io adesso prendete quello che vi dico come un'impressione allo stato attuale. Quindi, tra l'altro sto registrando prima dell'uscita ufficiale del gioco, però... Naturalmente il gioco è completo, ma di solito poi su Steam esce sempre. Ci abbiamo provato, ma con Bottas c'era una patch forse al day one, non lo so, in realtà è possibile. Abbiamo perso un pochino, ma... gestire un pochino l'Hertz, poi vediamo con la miscela. Bisogna essere, come dicevo, estremamente multitasking per tenere d'occhio tutti questi parametri. Però dai, ci proviamo senza pretese. Cerchiamo solo di far bene con la nostra Alfa. E poi con... compagno dietro di te è 5,7 secondi. Alcune informazioni su Bottas. Sembra che abbia un problema. Ottimo. Non per cattiveria, ma ottimo. Magari nei rettilinei sfruttiamo un po' più sia l'ERS che... però guardate... Vabbè, poi dipende, che ne so, per dirvi, Magnussen ora come sta gestendo l'Hertz, magari ha messo hot lap, magari ha messo sorpasso, quindi... E l'Hertz, porca puttana, l'Hertz, ragazzi, fa molta differenza, perché sono tanti cavalli. Non mi ricordo di preciso se... quanti sono, ditemelo nei commenti, perché... tra non averlo e averlo, ma sono tanta differenza. Poso il DRS, quindi rimetto un po' se ci riusciamo sul rettilineo. No, perché riusciamo a sfruttare la scia. Qua ho fatto un po' un erroraccio. La finestra del pit stop è Ricciardo. Che culo. Mica ci siamo toccati, no? Cioè io non ho sentito niente neanche a livello di feedback, quindi in linea teorica no.
Bottas ha rallentato, si vede palesemente. Molto complicata la situazione. Stiamo aspettando, rientra a questo giro. Sapete che quasi rientrerei per anticipare il pit e non rimanere fregato. Merda, per vedere come c'avevo. Ok. Allora, vabbè, let's no, va bene così. Questa mettiamo magra per il momento. Ah, rientrano anche gli altri però, eh. Non siamo stati gli unici. Vai, parti, saremo in gara. Ok, davanti a noi c'è Hulkenberg, che non so dove era prima, però non c'è la standard. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Mettiamo l'Hertz alto, vediamo se riusciamo a... No, Hulkenberg non credo che ci sia la faccia, però... Però se riusciamo a fare questo giro, questa parte di giro discretamente veloce per guadagnare qualcosa sugli altri che in teoria adesso si fermeranno al pit, non sarebbe male. Quindi sfruttiamo sia un po' di miscela che un po' di Hertz. Cazzo, Alonso è il diavolo qua dietro, lo sa? E ho fatto una stronzata clamorosa. Le gomme fredde, le gomme fredde. E qua ruota a ruota facciamo una brutta fine. La fermiamo. C2. Ma che ca... Ma dai! Cioè, ma superate anch'iodato per farsi tamponare. Ma che stronzata è? Io, ragazzi, i flashback li ho lasciati attivati, però. Il danno non sembra grave, ma cerca di non... Cioè, è illegale questa cosa che ha fatto Fernando. Charles e ai box. Cioè, non so, ditemi voi, ma è stato palesemente una testa di cazzo. Ma capita spesso che comunque, anche nell'altra gara, che ti superano e inchiodano. Ma che cazzo è? Adesso devo vedere se... Se effettivamente... Sto problema... Lo sentiremo o no? Secondo me sì, perché già da quelle curve... No, non la tiene come prima le curve a destra. Ma dimmi tu... Che figlio di una lonza maiala. Davanti non so se sia Bottas che aveva avuto quel problema. L'Hertz comunque lo stiamo gestendo bene, nel senso che con lasciandolo su alto comunque sta andando. No, però si sente la differenza della lettura. Saranno un po' anche gli pneumatici che non sono performanti come le super soft. Il distacco dalla vettura davanti è 2. Ma questo è un problema di alettone. Maledizione, maledizione. Continuo con la miscela grassa fin dove possiamo. Consigliamo di passare al mix 2. No, a proposito, ce n'abbiamo in più. Tanto Fernando va a superare Valtteri Bottas, che come detto prima aveva riscontrato qualche problema. Speriamo che riusciamo a ribeccarlo anche noi, ma non ne sono convintissimo. Se non avessimo avuto quel problema, secondo me ce la potevamo battere anche con Fernando, perché... Però è capitato che ci abbia inchiodato sui denti, ci siamo rotti gli incisivi sul volante.
Magnussen ci sta recuperando. Pilota dietro. Hai dietro Magnussen. Ok, il distacco da quella dietro è 1,2 secondi. Monta gomme morbide e nuove. Le sue gomme sono state montate un giro fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 57. Kimi si è incrociato un'altra volta. Il secondo gran premio che Kimi si va, cioè, o a fermare, penso che non sia una questione di... Aspetta che devo recuperare l'Hertz. Scalo anche un po' di più perché la Lettone lui gliela fa. Mi sa che Bottas non lo riprendiamo perché adesso dobbiamo gestire anche la benzina. Standard, poi è un dai e vai con sopra e sotto con sti manettini. No Magnussen all'attacco, però è bello così il campionato, bello in lotta. Tra l'altro noi lottiamo anche in zone che al momento sono miracolose, però meglio così. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Un altro pochino di miscela grassa qua, tanto per ora basta con la miscela grassa perché non ne abbiamo più, un po' la consumiamo secondo me anche con l'Hertz se lo mettiamo troppo prepotente. Distacco dall'auto davanti 2,2 secondi. Vai con l'Hertz, vai con l'Hertz. Lo medio. E qua ce lo rispariamo alto. Perché lui può usare il DRS e la scia, però cerchiamo di metterci all'interno. Attenzione, ruota a ruota. Guarda come inchio. No, allora è proprio... Avete visto come è arrivato a metà curva inchiodato? Allora dobbiamo stare attenti a non star dietro a chi ci supera o in fase di curva. O a non... Perché io adesso avevo idea di incrociare la traiettoria, ma fortunatamente, vabbè, non ce n'è stato bisogno perché sennò quello ci inchiodava. Perché se fate in questo caso l'incrocio di traiettoria e quello vi inchioda, ve lo inchiappettate come abbiamo fatto con Alonso. Un po' di Hertz qua. Oh, sono due volte che sfondiamo l'alettone davanti, ma caeva. Quindi siamo giocati anche il bonus di fare una gara pulita entro le prime due gare. Vabbè, era prevedibile. Noi non è che siamo molto puliti, siamo sportiveggianti, tenetelo a mente, che è una cosa ben più importante. Stiamo, ci riprova alla grande. Stavolta meglio. Però noi ci mettiamo un po' in scia. Andiamo lunghissimi, lunghissimi. Sbagliato, sbagliato. Ci abbiamo provato, dai. Ci abbiamo provato. Dobbiamo anche capire lui come stava gestendo l'Hertz. Magari se l'è ciucciato tutto. Magari no. Sembra proprio di no. Però... andiamo un po' aggressiva. Posso usare il DRS. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Forse. No, forse no. Invece sì. Però è meglio l'altro rettilineo. Qua non siamo così. Non è così lungo come il rettilineo.
Attenzione dietro al nostro compagno di scuderia, anche lui quindi sta andando molto bene. Grande l'Alfa Sauber. Certo, se mi provo a superare gli spezzo le tibie. Lo dico in amicizia. No, niente DRS, troppo lontano. Cazzo. Cioè c'ho la miscela grassa. Cosa alta, come cazzo fanno? Guarda là. Avranno una gestione di dell'ERS e della miscela sicuramente migliore della mia, ma che vi devo dire, ragazzi? No. Pensavo di averla gestita bene, ma nel finale adesso mi stanno recuperando. Come detto, è possibile che sia anche il fatto dell'alettone, perché la differenza della guidabilità la sento della tenuta dell'auto, però non dobbiamo assolutamente farci superare da Charles, perché ne va della nostra reputazione all'interno del team. Bella cagata, se facciamo così non è che ci supera di più. Un po' basso e devo farlo recuperare per il rettilineo. Tiene una cippa. Attenzione, lotta tra le due Sauber, probabilmente questo finale di Gran Premio. Si inserisce. Non lo facciamo passare. Siamo un po' un mix tra miscela grassa e Hertz più basso. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Più ed effettivamente non abbiamo controllato le gomme. Vabbè, diciamo che la situazione non è ottima a livello di usura, temperature, vabbè, niente da segnalare, a parte vabbè i freni che si riscaldano, è normale. Componentistiche mi preoccupano non poco comunque. Però dove fa? Primo giro, attenzione. Davanti a te c'è una Haas. Vabbè. Chiave della Haas. Dobbiamo stare attenti a nostro compagno di scuderia. Più che altro. Mamma mia, lotta fino alla fine. Rimane il dubbio di quel contatto con Fernando, come sarebbe andata senza il danno all'alettone. Comunque il sistema Hertz mescola tantissimo le carte in tavola, ma veramente tanto. Cioè puoi stare primo che ti mancano due giri e magari ti recuperano in un attimo, perché noi eravamo vicini a Bottas. Magnussen ci ha sverniciato, Fernando idem. C'è da lavorare molto sulla gestione dell'Hertz, per quanto, come detto, a parte il dubbio dell'alettone,
stiamo facendo comunque un miracolo. Ma non solo noi, anche il nostro compagno di scuderia, che adesso però si è fatto riprendere da Carlos Sainz con la Renault. Dai, e così metti a bomba, tanto abbiamo finito. Ok, beh, fine della gara, ci vediamo nel parco più. È un ottimo risultato, ragazzi, perché tutto sommato il nostro obiettivo rimane sempre 18esimi. Ci siamo qualificati, siamo arrivati 10esimi. E anche, come detto, l'altra Sauber, seconda. E Luca, dimmi quel che ne pensi. L'altra Sauber, seconda tra le due, è arrivata 11esima. Quindi direi che grande è così. Possiamo starcene tutto il giorno a parlare. Vediamo la classifica. Diamo il benvenuto sul podio ai piloti. Cioè, la classifica, guarda là. Portati alla grande. C'è anche una gara così difficile. Peccato per Kimi, che sono due volte che si ritira male. Anche Bottas non è che sia stato fortunato, così come la Mercedes di Hamilton, che nello scorso Gran Premio era partita anche lei penalizzata di 10. Quindi credo che le Mercedes abbiano qualche problema tecnico-tattico. Noi sicuro ne avremo gara, più avanti, però la classifica del mondiale piloti. Ottimo risultato per Sebastian Vettel. Noi il primo punticino, ragazzi, sono soddisfazioni, Luca Filippi. Grande la Sauber. Chi è il pilota del giorno? Oggi secondo me Carlos Sainz. Credo sia stata una delle sue migliori prestazioni. Ah, perché è partito 19esimo. E mi ha lasciato a bocca aperta. Ed ecco come si configura il campionato costruttori. La Ferrari passa in testa alla classifica. Oggi la scuderia Mercedes ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. Dopo questo weekend frenetico, penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci. Alla prossima! Sì, arrivederci alla prossima. Bene così, ragazzi. Allora, vediamo se ci sono interviste. Eccoci qua, attenzione, qua dobbiamo rispondere. Sembra facile. Ai fan è piaciuto. Momento. Stai sorprendendo tutti. Qual è il tuo segreto? Dai, qua ci sta bene. No, vabbè, non facevo quell'altro, troppo da sbruffone. Tu e il tuo rivale avete finito molto vicini. Come vanno le cose tra voi? No, vabbè, questo. Ti ringrazio. Don't worry, arrivederci. Povero cameraman, sempre così va in giro, non stacca mai l'occhio da quella videocamera. Comunque, va bene, va bene. Allora, finire sul podio, va bene, mi sembra un po'. Posizione finale ottimo, vantaggio nella rivalità, va benissimo. Le altre rivalità al momento non ne abbiamo ancora, probabilmente ce la presenterà più avanti, credo di sì. Poi più avanti ci sbloccherà varie altre cose, perché naturalmente questo è quanto. Vediamo una gare completate guidando in modo pulito. Sì? Quando è successa questa cosa? Forse un giro dovevamo fare in modo pulito, non lo so, perché l'ho visto mentre scorreva. Però su 400 punti, che è una gran bella cosa, una gran bella cosa. Al momento siamo un po' più su sportività. Non c'è sportiveggianza, scusate, la dobbiamo mettere noi. Risultato eccellente oggi. Piazzamenti del genere ci fanno comodo per il rinnovo del contratto. Verso la prossima sfida. Perché poi dobbiamo rinnovare il contratto, dobbiamo far sganciare gli sordi, quindi dobbiamo fare le cose tecnico-tattiche. Allora, ottimo lavoro, va bene così. La come squadra vi è felice che tu abbia raggiunto l'ultimo obiettivo. Sarà d'aiuto per lo sviluppo della monoposto, oltre a pesare favorevolmente sul prossimo rinnovo contrattuale. Qua già si parla di bonus contrattuali, rinnovi, eccetera, ma ci sta, ci sta. Poi vediamo quando ci arriverà il coso del rinnovo. Per il resto, un'altra cosa vi volevo dire, ma mi ha fatto scordare, signora che senzino. Ah, qua che dobbiamo l'albero della ricerca e sviluppo. Visto che al momento sono tutti e tre in fase di ricerca, non possiamo inserirci con un'altra, perché non possiamo ricercare due cose nella stessa branca. E quindi quasi, visto che noi aerodinamica facciamo cagare, potrei puntare sul fatto che modifica morale, prezzi, migliorie, aumento del 6%, possibilità di guasti, aumento del 3%. Ah, porca puttana. Vedete, il fatto del morale, questo va a cambiare. Cioè adesso le migliorie ci costano il 6% in più e la possibilità di guasti aumenta del 3%. Quindi dobbiamo parlare bene di tutti i nostri reparti, anche se fanno delle stronzate. Non ci piace questa cosa, però vabbè. Allora, questo è controllo qualità galleria del vento 500, tempo di sviluppo immediato. Questo invece è
Il 10% di punti risorse in meno. Ci potrebbe stare se noi andiamo a sviluppare molto l'aerodinamica, cosa che vorrei fare perché l'aerodinamica è veramente molto ma molto importante. Quindi potremmo investire questi 1000, perché ho idea di stare un pochino in Sauber. E questo qui, così almeno sono più affidabili i componenti, se no ci fregano. Vabbè, abbiamo migliorato un pochino anche qui la situazione. Noi a questo punto, ragazzi, ci vediamo con il prossimo episodio di Formula 1 2018. Mi raccomando, come sempre, seguitemi su Instagram, Twitch per le live. Mi raccomando, lasciate like, condividete questi video per supportare serie e canale. Intanto il morale di quelli del telaio sta forte. Vabbè, noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, con il prossimo Gran Premio. E un saluto a tutti da quel tale Ale.